Lotito. Buonasera a voi. Buonasera, salve. Allora, naturalmente siamo qui nei nostri studi a commentare questo campionato che non sembra, gli scongiuri naturalmente sono d'obbligo, ostacoli per la Salernitana, non sembra conoscere ostacoli la Salernitana. È davvero troppo più forte, cioè non c'è competizione, è così. Ma non è vero, guardi, io penso che bisogna rimanere con i piedi per terra, anche, soprattutto perché i piedi sono il nostro strumento di lavoro nel calcio e dobbiamo mantenere un profilo completamente diverso. Non dobbiamo né esaltarci né abbatterci, ma dobbiamo essere convinti di aver allestito una squadra competitiva che è in grado di competere a pari con tutti, ma allo stesso tempo dobbiamo anche essere consapevoli che le partite vanno vinte sul campo, partita dopo partita. E ogni partita è storia a sé. I fattori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi sono molteplici, come voi sapete i risultati dipendono da fattori imponderabili, per cui non dobbiamo esaltarci, dobbiamo solo essere coscienti che stiamo facendo bene, che dobbiamo proseguire in questo percorso con lo stesso atteggiamento di un gruppo coeso, determinato, volitivo, cinico, dotato di spirito di sacrificio e di molta umiltà, ma allo stesso tempo che ogni partita, al di là di quelli che possono essere gli aspetti estetici, ossia di un problema di, così, come dire, teorico, poi alla fine si traduce sul campo, in un comportamento sul campo per cui la squadra deve reagire e dimostrare tutto il proprio valore, al di là di quelle che sono le formazioni avversarie, potrebbe sembrare, come dice lei, in alcuni contesti inferiori, ma poi in realtà si dimostrano più coriaci e più difficili da battere, diciamo così, da Ecco, vincere. Presidente, per una squadra che siamo solo alla seconda giornata del girone di ritorno e ha già 10 punti di vantaggio sulla terza, cioè la formazione che delimita la zona playout, c'è spazio per il mercato? Il mercato deve essere funzionale poi al Allora, guardi, noi futuro, le al dico prossimo subito qual è campionato? il problema di questa squadra. Innanzitutto, la terza, lei come lei ben sa, vengono promosse due squadre nella prima Sì. divisione, quindi non una, due squadre Sì, quest'anno. perciò dicevo i 10 punti di Le prime vantaggio sulla due, terza. allora, le prime due. Il problema è che noi abbiamo allestito una squadra che, come dicevo, è altamente competitiva, che avrebbe potuto gareggiare anche nella prima divisione. È chiaro che in questo contesto, poiché ci sono alcuni giocatori di valore che non hanno avuto l'opportunità di poter giocare, devono essere messi nella condizione di poterlo fare in questo scorcio di campionato, ultimo di campionato, e quindi la società cercherà di sicuramente mettere nella condizione alcuni calciatori, 4, 5 adesso vediamo se siamo in grado di poterlo fare, e metti nella condizione di poter giocare altrove per poi dopo riapprodare laddove dovessimo raggiungere chiaramente il risultato nel quale tutti speriamo per il campionato prossimo. Quindi noi contiamo appunto di dover in qualche maniera mettere la condizione, dicevo questo, alcuni giocatori poi di quelli che non vengono meno utilizzati di andare via, ma senza con questo privarci della possibilità di un eventuale inserimento laddove dovessimo trovare, come dire, la ciliegina sulla torta di un giocatore che potrebbe accrescerci le potenzialità di questa squadra. Presidente, ci sono alcune domande da parte dei colleghi che sono in studio. Prima, però, un'altra domanda gliela faccio io. Cioè, dobbiamo chiamarla presidente o la chiameremo senatore in futuro, alla luce delle notizie di queste ultime ore? No, non so chi le mette in giro, io allo Stato non ho nessuna cognizione. Al di là di tutte alcune indiscrezioni giornalistiche che scrivono cose non concordate e a me non comunicate, tra l'altro, questo voglio dire, sono come ha detto lei, notizie giornalistiche e quindi che lasciano il tempo che trovano. Io al di là di tutto ho solamente detto in certi contesti che laddove vi fosse stata richiesta per stile di proprio di posizione di appartenenza, quindi come dire, grande attaccamento alla polis, laddove mi fosse stato richiesto, ho dato la mia disponibilità proprio per uso per senso civico e per dare un contributo scevro da qualsiasi interesse personale e ideologico e dare un contributo qualora mi fosse stato richiesto. Non so se mi verrà richiesto. Non ho l'ambizione sfrenata di dover a tutti i costi andare a ricoprire uno scranno in un comparto del partito,
Parlamento o al Senato, quindi se dovessi, mi dovesse essere chiesto, voterò nel contesto di una programmazione che prevede appunto dei cambiamenti sostanziali per poter rappresentare gli interessi della gente. Enzo Sica. Buonasera, buonasera Presidente. A parte, le volevo chiedere una cosa, prima di dirle un'altra cosa. Io oggi ho letto qualcosa sull'ANSA e Dagospia, in effetti questo sito portava che lei probabilmente si sarebbe candidato. Va bene, ma sono cose che ovviamente si sarebbe candidato questo sito Dagospia che oggi ha diffuso questa possibile candidatura di notizia. Mi avrebbero dato la possibilità di farlo, questo in questo senso. Sì, sì. Pronto? Sì, Presidente, sì. Poi no, avrebbero dato la possibilità di farlo, non è che non mi sembra che io vada a cercare una candidatura, no, in giro. No, ha portato soltanto la notizia e quindi io gliela riporto in termini così soltanto giornalistici e basta. Poi volevo chiederle, ritornando al nostro campionato, lei è stato sempre convinto di questa squadra. E ovviamente facendo i dovuti scongiuri, come diceva all'inizio, non ci saranno problemi. Lei no, è convinto che... Dice lei. Prego? Io spero che non ci siano problemi. Non ci siano problemi. Dai, però mancano 15 partite, sì. Il campionato è lungo, quindi... Però c'è un fatto importante. Dobbiamo mantenere la concentrazione, ho detto quello spirito che... la squadra ha dimostrato fino ad oggi. Certamente, no, però c'è un fatto importante, Presidente, che tutte le squadre che stiamo vedendo contro la Salernitana sono squadre onestamente molto deboli. In effetti è un campionato che la Salernitana, con gli uomini che ha e con lei che ha messo a disposizione di Verrone questa squadra, effettivamente è una corazzata, come lei già diceva dall'inizio di questo campionato. Beh, io ho pensato di allestire una squadra, io e mio cognato, che fosse il più competitivo possibile, me ne sono occupato prevalentemente io di queste cose, quindi avendo un minimo di conoscenza del settore ho cercato di allestire una squadra competitiva, e questo non c'è un bel dubbio, non ho allestito una squadra per bene, abbiamo costruito una squadra che fosse in grado di competere a pari con tutti. Un'ultima cosa, Presidente, oggi la squadra di posta tutto il proprio valore nelle singole partite, perché altrimenti non è che, perché sulla carta sei diciamo competitiva, poi e vinci indipendentemente può dare prestazione sul campo. Un'ultima cosa, Presidente, oggi sull'ANSA ho letto un'altra notizia che mi ha incuriosito. Lei diceva non ho ancora stabilito un premio per i calciatori della Lazio se vinceranno lo scudetto, ma un premio per i calciatori della Salernitana ovviamente già lo avrà pensato per la fine di questo campionato. Questo è un sistema, mi perdoni, siccome da questo punto di vista io sono abituato a non prevedere e rimunerare cose che devono ancora avvenire, quindi quando avverranno ci preoccuperemo. Tempo al tempo. Trova la soluzione ai problemi. Enzo, senatore. Tempo al tempo. Sì, sì, buonasera Presidente, le volevo fare... Senatore è il cognome del collega. Sì, sono il mio cognome, quindi sono... No, ma non è che mi... perché ha chiamato me... Sì. Io sono senatore a vita, quindi diciamo... Però si creava questo. L'equivoco, pensava che volessi... No, le volevo chiedere questo, Presidente. No, non avevo capito proprio... Perfetto, chiarito l'equivoco. Infatti ho detto prego. No, le volevo chiedere questo, Presidente, poiché diciamo lo stadio Arichi è in condizioni, ne parlavamo poco fa, prima che lei intervenisse, in condizioni abbastanza... diciamo deficitarie, per non dire pietose, perché lei non pensa magari di prendere la gestione, la proprietà proprio dello stadio, insomma migliorarlo e renderlo, come dire, anche funzionale 7 giorni su 7, insomma prendere la proprietà di questo stadio e insomma renderlo realmente produttivo, oltre che migliorarlo, perché le condizioni sono un po' insomma deficitarie. Si potrebbe fare questa cosa, non so, ci ha pensato, ne avete parlato. Noi ai fini della gestione, io adesso proporremo al sindaco di avere una gestione diretta per quanto concerne perlomeno il Banterboso, per avere un'efficienza dello stesso struttura del terreno in gioco, perché altrimenti si rischia, come è successo anche domenica, perché non sia non perfettamente agibile. Quindi bisogna avere una manutenzione di un certo tipo. Poi tutto il resto sarà oggetto di chiaramente di confronto rispettoso, collaborativo nei confronti dell'amministrazione comunale. Io non posso assolutamente parlare bene dell'amministrazione comunale, quindi non,
non c'è questa volontà di voler, anzi tutt'altro, nei confronti dell'amministrazione comunale penso si sono messi in moto delle sinergie che posso, da questo, per quanto c'è nel calcio, che stanno dando i propri frutti. Io in fin dei conti ho assunto questa iniziativa perché l'amministrazione è la condizione di questa società insieme al mio cognato. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato, quest'anno speriamo di fare bene e quindi è chiaro che lo facciamo nell'interesse della società, nell'interesse dell'amministrazione, nell'interesse di tutti coloro che hanno consentito che ciò accadesse. No? Ok, ringraziamo Lotito, non so se da parte di Carafa R ci sono altre domande. No, l'ultima considerazione, l'elezione federale, la riconferma alla massima carica federale di Abete, soprattutto la vicenda Lega Calcio, come si concluderà, visto che lei ha animato il dibattito nei giorni scorsi? Ma per quanto concerne la Lega Calcio, io mi auguro, come anzi sono convinto, che i presidenti acquisiranno la capacità propositiva dell'indirizzo politico della Lega attraverso un coinvolgimento diretto delle loro persone nel Consiglio di Lega, che oggi è stato un po' depauperato di poteri, e attraverso appunto quella capacità dei singoli presidenti, perché noi non dobbiamo dimenticare che nella Lega di Lega abbiamo delle eccellenze importanti dal punto di vista economico, diciamo imprenditoriale, perché sono tra i gruppi economici più grandi e più forti d'Italia, quindi voglio dire, non è che devono prendere lezioni da una persona che si presenta dopo un anno e mezzo in un sistema e non è sicuramente Einstein. Io voglio dire, devono mettere la condizione di poter sviluppare una serie di iniziative che servono per potenziare la Lega, crescerne i ricavi, a modernizzarla attraverso una serie di cambiamenti normativi che oggi sono indispensabili per poter rilanciare il calcio e dargli quella competitività che gli manca non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Quindi quello, la Lega, io penso che entro venerdì, mi auguro che possa accadere la realizzazione, possa verificarsi il fatto che si riesca a trovare una via d'uscita su questo tipo di problema, sull'organizzazione. Per l'altra domanda, io dico che ci sono tante condizioni. Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Certo. Penso che la Salernitana abbia tutte le possibilità di poter riacquisire quel ruolo che io perde dal punto di vista calcistico nazionale, un ruolo che è legato sicuramente alla piazza. Una piazza che deve dimostrare tutto il proprio valore, la propria passione attraverso la presenza dello stadio, perché altrimenti si rischia di vanificare tutto il lavoro che stiamo facendo come società. Perché vedete, quando qualcuno ha fatto una domanda, ma no, l'anno prossimo ci sono alcune squadre di Serie B, già cominciate a pensare, ecco, qui la gente comincia a pensare a cose che non dovrebbe pensare, come se fosse estremamente facile trovare soluzioni e cancelle nei processi di crescita. Io dico soltanto che sicuramente se nello stadio fossero presenti, sto dicendo un numero ma non per far capire l'importanza del pubblico stadio, 20.000 persone, il peso della sanità sarebbe chiaramente completamente diverso, e che laddove si dovessero verificare delle condizioni di crescita temporale accelerata, sicuramente una dei componenti è quella della presenza del pubblico, no? Che inciderebbe per la scelta. Allora, quello che chiedo chiaramente ai cittadini di Salerno e di provincia, venite allo stadio, stiate presenti, domenica c'erano 3.900 spettatori, cioè, voglio dire, rischiate di vanificare tutto un lavoro che è stato fatto di credibilità, di peso sul territorio, perché poi quando gli assetti, come voi ben sapete, hanno sempre rotto, quando il numero del pubblico diventa non consono alle potenzialità della piazza, poi si rischia pure anche di, come dire, far passare in secondo ordine, di secondaria importanza, magari da parte di addetti lavori, di interessi di una città possibile di crescere e di avere le capacità, le potenzialità economiche, organizzative, e poter riapprodare nel più breve tempo possibile nel calcio che conta. Quindi è un riconoscimento alla società che chiaramente si è prodigata in termini, perché ha profuse energie, risorse, in termini
diciamo così, di problemi economici, ma anche in termini di qualità professionali che sono state impiegate, perché non si vince solo con compagni di giocatori, addirittura lo farebbero tutti. La seconda cosa è di credibilità nel sistema. Quindi la seconda cosa è quella di tutti insieme creare un zoccolo duro, tifosi, società, squadre, eccetera, per poter dimostrare la forza di questa piazza, di questa città, e con questo allestire una squadra che sia altamente competitiva, degna di una città come Salerno, che rappresenta appunto una delle piazze più importanti diciamo, del sistema calcistico sul piano nazionale. Ma torno a ripetere, così come la squadra deve dimostrare tutto il proprio valore attraverso i risultati sul campo, altrettanto non fai tipo così attraverso la presenza allo stadio, altrimenti gli assetti hanno sempre torto. Bene, grazie Lotito della disponibilità, in bocca al lupo, buon lavoro, naturalmente resteremo anche in attesa rispetto a quelle che...